Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è il secondo episodio di Man on Earth e ci siamo fermati, come vedete, siamo frizzati visto che è arrivato l'inverno. Cosa succederà adesso? Se avete visto il video precedente andatevelo a recuperare. Abbiamo iniziato a buttare giù le basi della nostra città e abbiamo iniziato a costruire una cava di pietra. Però, appunto, è arrivato l'inverno nel frattempo. Oltre ad essere arrivato un bel po' di gente che si è stabilita qua. Non so se vedete, la nostra ridente cittadina. Con tanto di un banchetto qua del mercato. Che non ho capito cosa vende. Niente. Vende niente. Non si sa cosa vende. Vabbè, comunque, diciamo che le risorse base ce le abbiamo. Abbiamo cibo, abbiamo legna. Da ardere e abbiamo la felicità del cuore. Non abbiamo niente di campi coltivati. Cioè abbiamo carne e bacche. E un uovo. Cioè farci una frittata. Oh, finalmente siamo riusciti a fare la cava di pietra. Ottimo. È arrivata anche un'altra famiglia, quindi siamo a 8. Possiamo iniziare a pensare di fare altre case? Quindi abbiamo una famiglia sempre libera per costruire le varie cose e le altre le stiamo mano a mano assegnando. E anche possiamo anche iniziare a piazzare giù la nostra bellissima chiesa. Che è uno dei requisiti per salire di livello, no? I soldi non ho capito come si fanno. Ci hanno detto che ci serve la manor. Che non so dov'è che si fa. Forse qua? Manor. Dobbiamo arrivare allo small village prima. Va bene. Questo invece è un campo di coloni, diciamo, che possiamo mettere in un'altra regione, con 5 famiglie e con un po' di risorse per iniziare. Facciamo fare prima la chiesa. Di pietra l'abbiamo raccolta subito un bel po', eh. Farei anche un altro magazzino qua. Qua gente che davvero ce n'è. Qua anche. Posso aumentare il numero di persone qua che raccolgono le erbe. Le bacche. Ah, può avere senso. Prova a metterlo di qua. Io volevo che andassero lì dietro dove ci sono gli animali selvaggi qui a cacciare. Vediamo se funziona. Tanto la chiesa manca un legno e una pietra per finire. E i banditi ci hanno rubato le bacche, maledetti. Guardate dove sono. Qua sono i banditi. Sono scomodati tanto per venire a rompere le scatole a noi, eh. Ok, le risorse ci sono tutte, dobbiamo solo costruire. Sta arrivando una banda di banditi di Riders. Ne abbiamo prepararci per un attacco. Ok, abbiamo un anno di tempo.
mi hanno fatto la chiesa. Evviva! E metterci l'omino? Mettiamoci l'omino. Oh, sta iniziando anche a piantare le cose dietro, finalmente. Finché non diventiamo più grandi come città, non posso mettere le tasse, non posso fare i soldi per fare quelle cose lì, quindi... Abbiamo cibo per 2 mesi, ci serve più cibo. Anche perché questi qua non è stato ancora ricostruito. Ma questi cosa vogliono fare? Stanno passando da noi, no? Sono passati al confine sud. State giù, state sud, non rompete le scatole. Ok. Ah, guardate, se faccio people mi fa vedere dove sono. Mamma mia, sto andando lontanissimo per fare cose. Ok. Sto andando a cogliere sia pelle che carne, ottimo. E siamo di nuovo in primavera, quindi io spero che qua qualcuno stia seminando. Wheat, seminate sto cacchio di grano, maledetti. Guardate come piove. Ci vorrebbe qualcuno che sappia fare i vestiti. Tipo questo. Vuole 5 soldi che ce li ho e 5 di... Rage plot level too low. Ah, forse quelli dove vanno al pollaio li posso far avanzare, che sono questi. Vediamo. Plot level too low. Ah, mi devono salire. Ma mi serve Cloth Stell. Senza quello come faccio a farlo salire di livello? Cerchiamo di capire se possiamo costruire qualcosa per i vestiti. Smithy, numeri, tanneri. Peluce pelle, peluce lino. È rimasta della legna qua abbandonata. Allora, credo che la legna da ordine siamo a posto per un po', ce n'è. Oh, è arrivata una famiglia nuova, ottimo. Riuscissimo a fare proprio la cosa dei vestiti, sarebbe perfetto. I banditi non ci lasciano in pace.
Allora, ho cercato di aumentare un po' la produzione di cibo e di pelle, perché se poi vogliamo fare il sarto ci serviva anche la pelle. Di cibo abbiamo solo due bacche, fra l'altro. L'ho messo un po' male. Allora, qua qualcuno sta venendo conquistato, però Nusole, non so dov'è che è Nusole. Fatti loro, sono stati conquistati. Ok, abbiamo finito la tannery, a questo punto toglierei uno da qui e lo metterei qui. È arrivata anche una nuova famiglia, ottimo. Ci serve più cibo. Siamo messi male col cibo. Cos'era? Ah, il bue. Sembrava tipo un animale impazzito. Un bue impazzito. Ok, se ho capito bene, il clot install è stato fatto. Quindi clothing star supply. Vediamo se iniziamo a prendere anche vestiti a questo punto. Livestock tra le imposte è questo. Ok. Non siamo riusciti a comprare niente in tutto questo. Non capisco perché nessuno sta facendo niente qua. Devo fare la casa addetta alla come si chiama? Farmhouse? Devo fare la farmhouse. Ah, hanno ragione anche loro. Ok. Non è che siamo ancora in primavera, ce la possiamo fare. Mi piace come si sviluppa un po' a caso la città. Dinamica. E poi spostare gli edifici costa zero, solo che li devono ricostruire. L'unica menata è quella. La soddisfazione è molto alta, secondo me arriveranno altri abitanti, eh. Infatti è arrivata un'altra famiglia, perfetto. Questo c'è tutto soddisfatto. Plot level to low. Come si fa ad alzare il plot level? Ah, così. Perfetto. Basta saperlo. È così. Ok. Quelli che possiamo li abbiamo potenziati. Quante famiglie ci stanno qua? La metà di 1000? Quindi se è settato a fallo lo piantano subito e a settembre c'è la. Infatti vedete, adesso stanno piantando. Finalmente. Non ho capito perché non gli è piaciuto. Così gli piace? No. Va a fare così e così. Ok.
Così gli piace. Non gli è piaciuto il fatto che ho messo i campi. Abbiamo perso felicità. Poi 8, non lo so. Abbiamo perso cose. Abbiamo perso la voglia di vivere. No, quella mai. Allora, possiamo finalmente mettere il Tailor's Workshop. Quindi questi sono diventati artigiani. Artigiani possono produrre più tipi di beni. Per selezionare quale tipo vuoi, vai nella tab generale del building panel. Ok, quindi da qui. Gamberson. Gamberson. Condellino. Ok, cioè il tech tree per costruire le cose sembra complicatissimo. Allora, se riesco li potenzio tutti. Andiamo a vedere anche altra gente, che sembra che la città sia messa bene. Anche perché devo arrivare a produrre l'esercito, non so come si fa, da qua immagino. Spear Milizia. Ok. Il fatto che li sto mandando via non gli è piaciuto. Ma dobbiamo. Ce lo chiede l'Europa. Dobbiamo raccogliere tutto il grano e poi macinarlo e poi farne il pane. Sarà complicato, come gestione, più a lungo termine, però è meglio iniziarla subito. Vediamo come sta crescendo il grano. Sembra bene, eh. Musica è bellissima, eh. No, bucolica, boh. Il coro di chiesa medievali. Adesso ne ho bisogno anche della taverna, giustamente. E di più tipi di cibo e di più tipi di vestiti. Ok, sono riuscito a mettergli le carote. Ah, e ho un punto sviluppo. Dovrei fare anche i meleti. Che
Che per Nucolo di meno, però tipo qua non è, non lo poteva mettere uno di questi. Ci vuole un sacco di wealth che non abbiamo. Questo produce attrezzi, però mi sa che ci vuole il metallo. Questo produce le scarpe. Questo aiuta a fare gli scudi. E questo aiuta a fare gli archi. Non male, Warbow non è male. Siamo a settembre e dobbiamo fare un raccolto, direi. Fare anche il pezzettino di strada che mi sembra che manchi da qui a qui. Ok. Tolgo una famiglia così vanno a costruire. Qua hanno raccolto tutto. Togliere una famiglia qua e la metterei al mulino. Poi ci prepariamo a fare lo step successivo, che è il forno, che è questo. Provare pasto, space for livestock. Ma non siamo riusciti a fare livestock. Non siamo riusciti ad avere gli animali. Gli animali. Ah, l'altra cosa che volevo fare era... Oh, siamo saliti di livello. Siamo saliti di livello. Forse posso costruire finalmente la mia magione. Dov'è che era? Era qua. Small village. Cosa siamo noi adesso? Siamo large village. Allora fammelo costruire, scusa. Basic armoring. Irrigation. Riso? Cos'è? Riso? Fertilizzanti, i forni, migliori affari. Fare il carbone è utile, ma anche fare l'aratro è utile. Quindi andiamo per l'aratro e vorrei capire perché non mi fa costruire questo. Fammelo costruire, scusa. Che te frega, fammelo fa. Cosa manca nella vita? Mancano i plank. Hai ragione te. Beh, qua legna ne abbiamo. Cioè, taglia legna ne abbiamo. Non volevo cliccare lì, ma va bene. Volevo vedere se stavamo facendo la farina. Non mi sembra che stiamo facendo la farina. Si stanno preparando il campo comunque.
Abbiamo 6 di wheat, perché non sta facendo. Il mulino non sta mulinando? Abbiamo un bel po' di posti liberi, eh? Spero che arrivino altri abitanti. Possiamo fargli fare le carote anche a lui. Perché no, direi a questo punto, se abbiamo i soldi. Allora, abbiamo 0 planks, e questo è un po' un problema. Secondo me se blocchiamo un attimo capisco, quindi ho spostato quello che fa la legna d'aereo, non quello che fa no, logging camp è giusto, workout è quello che fa la legna d'aereo, legna d'aereo ne abbiamo 72, quindi ne abbiamo ancora un po', e aumenterei questo. E sarei tentato di aumentare questo. Quindi ne lasciamo 6 che non li tocchiamo, che sono per costruire. Tutti gli altri li proviamo a convertire. Ne abbiamo 23, quindi andiamo a convertirne un po' in planks. Troppo lontano. Gli ho assegnato in maniera permanente la mucca. Qui continua a piantare carote. Sì, è stata un po' una stupidata fare questo perché il bue serve un po' a tutti. Ok, questo anzi avrebbe senso spostarlo qui attaccato e via. Lo ricostruiamo e facciamo prima. È arrivata un'altra famiglia nel frattempo. Ah, mi dimentico sempre che ai magazzini bisogna metterci la gente dentro, se no non fanno una fava. Ok. Di legna ne abbiamo un bel po', adesso ne mettiamo uno qua. Non so se posso fare un altro ox, ma credo che vada comprato. Allora, questo converte il ferro in barre di ferro, questo converte la barra di ferro in attrezzi. A me arriverà a fare anche quello perché mi sa che gli attrezzi si romperanno piano piano e sarà sempre più complicato andare avanti. Ah, io in tutto questo sto facendo sto giro allucinante perché vi volevo fare la mia casa dei sogni, che è questa. Ma continuano a mancare le assi di legno e quindi siamo punte da capo.
questo infatti sono dall'altra parte, ogni volta per venire a lavorare qua devono fare un giro allucinante. Vedete che poi c'erano tutti gli alberi qua, mano a mano se li sono mangiati. C'è l'edificio che li fa ricrescere, ovviamente, l'edificio omologo, analogo, non so qual è la parola giusta. Fai fare uno in meno qua e uno in più qua e vediamo se cambia qualcosa. Finché stanno lontanissimi cambia poco, ciccio. Il mulino ha fatto qualcosa, il mulino ha fatto qualcosa, ottimo. Aglia, arrivano i nemici. Aglia. Vabbè, sto qua. Arrivano i nemici, ma sono lontani. Ah, vabbè, perché sta arrivando l'assalto? È passato un anno nel frattempo. Quindi, beh, con i nemici alle porte. Noi che non abbiamo praticamente prodotto nessuna milizia e non so nemmeno bene come funzioni la milizia. Cioè, Valli. Ma fare così, proviamo a vedere se fanno qualcosa. Fanno qualcosa. Comandiamo, bla bla bla, e ok. Va bene. Ma la battaglia, per quanto eccitante, ce la teniamo per il prossimo. Sì, c'è il morale, i tipi di formazione che hanno, la fatica e tutto questo contribuisce a far capire se sono più o meno forti in battaglia. Ma è interessante avere anche degli arcieri. Ok. E i mercenari però mi sa che non abbiamo i soldi per prenderli, quindi ci attacchiamo. E teniamo la battaglia, la vedremo nel prossimo video. Sono sempre Simone di Simon & Simon, grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao!